Ciao! Io sono Laura e io sono Bora di Persi in Corea. Cosa stiamo facendo oggi, Bora? Oggi ci è arrivato finalmente il pacco che abbiamo ordinato con tutti i bellissimi trucchi, creme, cose inutili coreane. E praticamente è arrivato il pacco dallo stesso sito da cui avevo fatto il vecchio ordine, quello che a tutti voi scritto di Persi in Corea da 5 dollari di sconto su una spesa di almeno 30 o 25 dollari, non mi ricordo, ma comunque basta che vi organizzate con una vostra amica, con un vostro amico, con vostra madre, zii, parenti, mettete assieme una somma che si aggira i 30 dollari e avete un bellissimo sconto. Esatto. Dovete solamente utilizzare il link che vi lasciamo qua sotto in descrizione. Abbiamo fatto l'ordine a dicembre. Era inizio dicembre. Ed è arrivato in 2 settimane? È arrivato, sì, era arrivato in 2 settimane. Poi la Laura è partita, poi è tornata, poi non l'ho vista, insomma. Abbiamo avuto il tempo di dimenticarci cosa abbiamo ordinato. Esattamente. Quindi sarà, è come una sorpresa. Esatto, è un regalo. Comunque. Beh, è arrivato il momento di aprirlo con un paio di forbici che non hanno la punta arrotondata. È una sega elettrica, anche perché è completamente scocciato questo. Esatto. Fatto. Ok, dai, iniziamo dall'inizio. No, ok, la prima cosa vista appena aperto. Figa, in realtà. Questa è per me, cioè, 100 volte per me. È una maschera per gli occhi. È una maschera per gli occhi, Black Hydrogel Eye Patch. Ma è a forma di gatto. Firming, brightening, deep moisturizing. Quindi vi serve a rassodare, a illuminare e a idratare la vostra pelle. Quindi questo, poi cosa abbiamo? Cavolo, che volevo provare da una vita. Cioè questa, ragazzi, è quella roba che vi sono quei calzini di plastica e come siete dentro i piedi, li tenete per 20 minuti e poi avrete i piedi come quelli di un bambino dopo una settimana. In realtà tipo dovrebbero spellarvisi a merda. Sì, dopo diventate tipo il serpente quando fa la mutano, cominciate a perdere tutti i pezzi di pelle. Però a quanto ho visto su internet ne varrà veramente, veramente la pena, perché funziona. Poi i piedi, cioè, diventano di fata. Vero? Caspita! Qua abbiamo una di quelle cose bellissime che fa The Face Shop, che si diverte sempre a fare le character mask. E questa è quella della tigre! Ragazzi, è la cosa più bella del mondo! Abbiamo la tigre. Cioè, voglio dire, questa e quella sono le maschere della tigre. Ma Roberto è l'uomo tigre che lotta contro il male. Ma tu sei lesbia e non gliela vuoi dare. Già, siamo passati Game Boy. Io conosco solo quella versione. È un'altra maschera. Ah! Beh, che cos'è? Questa qua, ti ricordi? Quella che c'ha. È la maschera per sì, qua. Sì, quello l'avevamo preso per me. Per le linee, esatto. Fermati, no, non ridere. Stai normale. Esatto. Per le rughe da espressione quando uno ride, che vengono qua di fianco alla bocca. Anche io rido tanto, ma non ce l'ho. Vabbè, No, dai. E quindi questo bellissimo Mao, tutti gatti, Laura, cioè secondo me li ha scelti apposta, comunque. No. C'ha due mini patch che vi mettete qua e dovrebbe praticamente far andare via, insomma. Reidratare la ruga. Sì, rassodare la ruga, perché è firming anche questo qua. Perfetto. Quindi poi. Ah, caspita. Ah! Io rido, perché questo l'avevamo preso per Natale, però. Qui abbiamo pensato di prendere qualcosa di diverso dal solito, sono gli stickers per fare la manicure. Mm-hmm. Manicure! Che come sapete io e Laura sempre. Quindi esatto, sempre fatta. Tutti i giorni. Quindi sono degli stencil sticker che si appiccicano all'unghia e che poi si usano per fare i disegnini. Ad esempio qui abbiamo la zucca di Halloween, dei pipistrelli, poi ci sono quelli di Natale. E poi ci sono quelli del mare, di nuovo Halloween, di nuovo Natale. Poi, guarda, la mia tinta. Allora, dovete sapere che in Corea ci sono tante tinte. E quando ero in Corea dovevo fare la tinta. Questa tinta qua dell'Etude House, che è Bubble Hair Coloring, praticamente voi mescolate 2 ingredienti, agitate e poi come tipo il sapone liquido spingete, viene fuori una schiuma come la schiuma per i capelli, no? E voi mettete, è molto più facile farsi la tinta che con i dosatori che spruzzano e devi stare attento e
è un casino di solito farsi la tinta, specialmente se avete i capelli lunghi. E io riuscivo a farmela da sola. Ok, tiro fuori io. Beh. Oddio. Questa è crema per le mani alla lumaca. Come possiamo spiegarvi la crema mani alla lumaca? Esatto, è una crema mani alla lumaca. Insomma, serve per ripristinare la... la morbidezza e la lisciosità della vostra pelle e farla sembrare più giovane. Andi il prossimo. Quello che hai preso? Questa è un'altra cosa che non so cosa sia, questo perché secondo me non l'abbiamo assolutamente ordinato. Non so cosa sia. Secondo me è un pack per i capelli, conoscendo questa marca qua. Che bello, fa prodotti per i capelli e per il corpo. Ah sì, lo Savanna, è tipo balsamo. Sì, è tipo balsamo. Ma di prossimo, apro io. Vai. Questo. Ah, questo. Questo in realtà me l'ha detto Bora di comprarlo. Sì. Che è una cosa della Innisfree. Sì. Bora che la usa lo sa spiegare molto per me. Praticamente questa è una... Le ciprie, quelle però che non colorate, quelle bianche, no? Che servono alla fine per fermare il trucco. E questa è in polvere, c'è anche il pack, però la polvere mi ha detto che è meglio. E io ce l'ho e funziona molto bene, e soprattutto in estate, quando dietro carni sudate da porco, questa serve come antilucido. Quindi questo è molto ben apprezzato. Sì, questo è un ottimo prodotto e non è neanche tanto caro. Qui c'è questo qua. Questo io non vedo l'ora di provarlo, perché questo qua è un piccolo avocado, un avocado in sugar lip scrub. È dentro l'avocado. L'avocado è dentro, però è una confezione a forma di avocado. Ve lo faremo vedere più... dettagliatamente in un video. Esattamente. Perché lo faremo video di questo, perché io ne ho bisogno. E praticamente questo, per quando avete le labbra che ho io in questo momento, che probabilmente non vedete, però tutte rovinate, spezzate dal freddo, tutte le pellicine maledette, il freddo uccide le labbra. Questo qua dovrebbe aiutarvi a farvele tornare normali. Vado, prendo questa cosa. Vai. Gigante, che non capisco cosa. Ma è bello come ogni cosa è impacchettata, soprattutto le cose che rischiano di rompersi perché sono molto plasticose e contengono roba che si rompe. Allora, rice mask, wash off. Cioè praticamente dopo che quando tornate a casa la sera vi struccate, vi spalmate in faccia questa bella crema dopo che avete asciugato la faccia, la massaggiate un po' e poi la sciacquate con un po' d'acqua. Dopo quanto tempo la devi tenere? Dopo 10-15 minuti di massaggi. Quindi può essere una cosa molto carina dopo una stressante giornata di lavoro. Probabilmente potrebbe essere uno dei 12 step della skincare routine coreana. Vai, avanti il prossimo. Allora, aspetta. Ah! Abbiamo comprato anche una tinta per le labbra. In Corea queste vanno tantissimo, ma proprio tantissimo. Le coreane amano le tinte per le labbra di qualsiasi colore, di solito colore abbastanza... Non c'è scritto il colore... Vampire Red. Questo è Vampire Red, è il rosso vampiro. Perché i vampiri... Mi chiedo perché non ci abbiano dato Ion's Omeralder nel pacchetto insieme a questo come marchio. Ma dovremmo chiamarli per fare un po' di complimenti, perché Ion's Omeralder... No, io voglio... Enzo. E io mi becco Ian, va benissimo, mi accontento. Vai, prossimo, questo qua. Quello l'hai ordinato. Ah, sì. 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 Allora, praticamente, allora, questo è uno struccante di The Face Shop. E si mischia un po' d'acqua, oppure io lo mettevo sul viso umido e poi massaggi. Questo però è tanto buono, un profumo così buono, mi piace un sacco. Poi abbiamo l'ultima cosa di cui c'è qualcosa che abbiamo ordinato noi, mescolato un sacco di campioncini che ci hanno mandato. Di quale la metà non sapremo mai che cosa sono. Esatto. Serve il lip gel patch. È una maschera per le labbra in gel. Queste invece sono le patch di collagene da mettere sotto gli occhi per reidratare le borse, farle ritirare. E dovrebbe funzionare allo stesso modo del patch per le labbra. Te le sbatti lì, aspetti un po', sì, e poi cosa 15-20 minuti e poi dovresti essere bello e sodo come una pesca. E
quindi ci hanno dato una svalangata di campioncini che cercheremo rapidamente di capire cosa sono. Questo è un tint remover. Questo è un altro patch per togliere i puntini sul naso. Questo sembra un pack per gli occhi, per, da mettere intorno agli occhi. Tipo una crema occhi. Sì. Questa una è alla lumaca e alla... un incrocio strano. Credo che sia il veleno d'acqua in realtà. Questo qua secondo me è un primer. Questa è una crema. Assolutamente. No. Come tutto il resto. Vedi, questo abbiamo ordinato. Questo è quello per i brufoli. Ah, okay, sì. Mi è piaciuto. L'avevamo ordinato. Questo è un grande classico coreano. Sì. Che sono le copertine da mettere sopra i brufoli per coprirli. Sì, per seccarli, servono per... Ma anche per coprirli. Coprirli e farli guarire. E poi si truccano sopra, bellissimo. Quindi, la prima di noi che ha un brufolo gigante. Lo userà. Solo che... Oh, poi abbiamo lo shampoo all'argan della Nature Republic. Ah, questo potrebbe essere interessante. Sì, questo è interessante, sì. Mm-hmm. L'ultimo campioncino, non sappiamo cos'è. Ah, uno shampoo. Un altro. Di una marca sconosciuta. Quindi vi ricordiamo che noi di solito usiamo per ordinare prodotti coreani online questo sito che si chiama Welcome to Beauty, che si scrive www.beauty.com. Mm-hmm. I prezzi non sono bassissimi, ma non sono neanche alle stelle. E le spese di spedizione sono abbastanza basse. Sì, noi abbiamo speso 2,50 euro di spese di spedizione. Per due settimane di, insomma, di spese. Sì. E soprattutto la dogana non ci ha mai fatto storia a noi. Però vi ricordiamo che se ci sono dei siti con cui voi vi trovate particolarmente bene, magari lasciateceli scritti in un commento qua sotto, così noi li cerchiamo, ovvero li guardiamo, e poi vediamo se fare un ordine da lì e se c'è qualche modo in cui noi possiamo metterci d'accordo con il sito per offrirvi degli sconti e cose del genere. Perché alla fine ci interessa anche ottenere qualcosa in modo da poi dare a voi qualche sconto, qualche offerta speciale. Esatto. Direi che per questo video è tutto. Ricordatevi che potete trovare tutto ciò che riguarda la vita in Corea sul nostro sito www.persincorea.com e che potete seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, basta! Sì, anch'io, ask! E bene, direi che sì. È tutto, quindi ci vediamo in un prossimo video. Sì, tutto bene.